Allora, buongiorno a tutti. Per lo spazio di approfondimento con i professionisti della Sud-Est siamo oggi con il dottor Lorenzo Baragatti, direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche dell'azienda Toscana Sud-Est. Dottore, innanzitutto buongiorno. Ci dica quali sono state le risposte che l'ASL ha messo in campo per contrastare il coronavirus, ovviamente per quanto attiene la sua categoria e il suo dipartimento. Intanto buonasera a tutti, faccio una breve premessa. È chiaro che noi ci troviamo in una situazione mai vissuta prima, in una situazione totalmente nuova, in un'emergenza per certi versi inattesa, un'emergenza che ci sta un po' mettendo tutti alla prova e con la quale stiamo rispondendo con la consapevolezza di affrontare qualcosa di nuovo. E di sfidanti. Le risposte che l'azienda ha messo in atto sono risposte dettate da linee di indirizzo nazionali, internazionali e regionali e nello specifico per quanto riguarda il Dipartimento abbiamo partecipato alla riconfigurazione degli ospedali e delle attività sul territorio. Gli infermieri e le ostetriche, insieme agli operatori sociosanitari, si sono trovati a lavorare in uno scenario totalmente diverso, e abbiamo dovuto mettere in campo linee di indirizzo, modalità di lavoro nuove, oltre a mettere in campo ovviamente risorse. Stiamo assumendo in questi giorni circa 500 infermieri e 160 operatori sociosanitari, metà dei quali entreranno in azienda da qui alla fine del mese di marzo. Alcuni già stanno entrando. Questo in aggiunta a forze aggiuntive che già avevamo con il personale in somministrazione. Questo personale che stiamo inserendo oggi in servizio è personale strutturato, personale che prendiamo da graduatorie esistenti, in particolare la nuova graduatoria di infermieri, la precedente graduatoria degli OSS attiva. E appunto stiamo inserendo forze fresche. Costantemente ci coordiniamo a livello di direzione di dipartimento con gli altri direttori per definire le linee di azione del dipartimento. Il personale del dipartimento, in particolare gli infermieri e gli OSS, è un personale che già di norma è presente in quasi tutte le strutture che fanno assistenza nell'azienda, territoriali e ospedaliere. E lavora spesso 24 ore su 24. Per questo il Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche è uno dei dipartimenti che si è dovuto riconfigurare di più, ha dovuto mettere in atto una maggior flessibilità lavorativa e dare risposta ovunque ci sia stato richiesto di dare risposta. Faccio un esempio, alcuni esempi cito da subito, abbiamo fatto attività ai checkpoint, alle attività di pre-triage per poi passare all'osservazione breve sui casi Covid, alle attività di diagnostica domiciliare, quindi tamponi a domicilio, alle attività di call center, alle attività che stiamo progettando proprio in questi giorni per le unità speciali di continuità assistenziale. Quindi sono tutta una serie di azioni che abbiamo messo in atto concordemente con quella che è stata la riprogrammazione aziendale delle attività programmate rispetto alle attività emergenti che il Covid-19 ci impone. Questa è una sfida, immagino che il Covid sia insomma, arrivata e sta mettendo sotto stress alla prova tutte le parti aziendali, quindi anche il dipartimento che da quanto abbiamo capito ha tenuto e sta tenendo. Com'è cambiato il lavoro degli infermieri in questa emergenza? Il lavoro degli infermieri si è trasformato, direi, sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista emotivo. Giustamente, come lei sottolineava, c'è un'organizzazione del Dipartimento che, insomma, un po' presto per dirlo, ma insomma, mi sembra che stia tenendo. Non abbiamo buchi organizzativi, non abbiamo falle organizzative particolari. Poi, evidentemente, elementi di dettaglio in questa situazione possono sfuggire.
Da un punto di vista organizzativo, appunto, dicevo, abbiamo dovuto mettere in atto una forte flessibilità operativa, quindi trovarsi a far lavorare infermieri in ambiti dove non erano abituati a lavorare e dover fare procedure di formazione anche on the job molto molto accelerate. Mi preme però sottolineare forse di più l'aspetto emotivo, cioè i colleghi, le colleghe stanno affrontando questa emergenza con veramente tanta tanta disponibilità lavorativa. Non si sono sottratti, non si sono sottratti all'emergenza, non si sono sottratti agli impegni nuovi che arrivano. Lavorano con modalità diverse, con precauzioni diverse rispetto a quanto messo in atto in precedenza. Però lavorano con uno stato emotivo di forte impatto. Non dimentichiamoci che molti di loro poi sono madri, padri di famiglia, quindi tornano a casa, devono assolvere anche a funzioni familiari di accudimento dei propri cari, portandosi dietro tutto il carico emotivo che arriva dall'ospedale. Il carico emotivo in questo momento è forte, quindi non ho parole, ecco, per descrivere l'entità dell'impegno che i colleghi stanno mettendo in campo. E per curiosità, com'è cambiato, qual è il ruolo dell'infermiere ovviamente nel percorso di assistenza del Covid, sia dentro che fuori l'ospedale? Senz'altro noi partiamo dal fuori l'ospedale. Allora, fuori dall'ospedale gli infermieri lavorano per evitare che le persone debbano andare a finire in ospedale, a ricoverarsi in ospedale. Quindi stiamo mettendo in atto, in collaborazione ovviamente con tanti altri servizi, tutte quelle azioni di diagnostica precoce a domicilio delle persone che consentano poi di identificare i cosiddetti casi positivi e procedere alle misure di isolamento. Quindi la prima azione alla quale anche gli infermieri partecipano è quella di limitare la diffusione del virus, educare le persone a stare a casa, educare le persone a stili di vita più corretti rispetto a questa tipologia di emergenza. Poi c'è le attività di assistenza e cura che gli infermieri stanno prestando a partire dai servizi di emergenza territoriale, quindi all'interno delle centrali operative 118 sui mezzi di soccorso, per poi passare dentro i pronti soccorsi come momento sia di prima accoglienza sia di screening delle persone che entrano per evidenziare anche in questo caso coloro che sono portatori del virus o portatori di sintomatologia importante, e più c'è tutta l'attività all'interno degli ospedali. In questi giorni stiamo partecipando a lavori a livello regionale per definire gli standard di assistenza e le modalità di assistenza su diversi livelli all'interno dell'ospedale. Queste sono veramente le principali macro linee che gli infermieri OSS e anche le ostetriche stanno affrontando insieme agli altri professionisti. Perfetto. L'ultima delle domande, quali poi sono le procedure che nel caso di contagio da Covid, da coronavirus per gli infermieri o gli OSS che dovessero poi risultare positivi? Allora, qui abbiamo delle procedure definite anche in questo caso a livello ministeriale che poi l'azienda ha recepito e sono procedure molto dettagliate. Quindi, in caso di contatto con un soggetto accertato, portatore di coronavirus, attraverso il medico competente vengono fatte delle valutazioni sulla tipologia di contatto, sulla tipologia di dispositivi di protezione a disposizione del soggetto, sul rispetto delle procedure, vengono analizzate tutta una serie di informazioni. In base a questo livello di informazioni, il medico competente stratifica le persone in un basso, medio, alto rischio e in base al livello dove viene collocato il soggetto ci sono delle procedure definite di sorveglianza sanitaria e di accertamenti sanitari da compiere e da mettere in atto. Quindi rispettiamo queste procedure, non possiamo fare diversamente ovviamente ed è giusto così. Talvolta lo dico apertamente, onestamente, anche con qualche critica da parte del personale che magari vorrebbe un livello di attenzione più elevato. Del resto però, ecco, sono procedure validate
ai diversi livelli e sono quelle procedure che ci consentono di mantenere il personale al lavoro in sicurezza. Noi abbiamo due necessità. Primo, tutelare ovviamente la salute del lavoratore, la nostra prima necessità, e su questo mettiamo massima attenzione, ma anche poi la necessità di garantire adeguati livelli di assistenza in ospedale. Se venissero a mancare gli infermieri, se venissero a mancare i medici, se venissero a mancare i professionisti sanitari, poi chi cura chi arriva in ospedale? Chi cura noi stessi? Abbiamo oggi alcuni infermieri positivi al coronavirus e hanno contratto un'infezione o dentro o fuori l'ospedale, la loro attività. Quindi il problema della tutela della salute pubblica, mi viene da dire in questo momento, è un problema di cui tutti dobbiamo farci carico a tutti i livelli. Io, se ho ancora un piccolo spazio, vorrei veramente rimarcare l'impegno che il personale afferente a questo dipartimento sta mettendo in questa nuova esperienza. È un impegno costante, è un impegno continuo. Mi viene da dire che nessuno si risparmia, poi ovviamente ci sono le eccezioni, ma come tutte le buone famiglie, nessuno si risparmia a nessun livello, a livello operativo, a livello di coordinamento, a livello di operation management, di direzione di zona. Siamo veramente tutti quanti attivi 24 ore su 24 per fornire i dispositivi di protezione ai nostri collaboratori in relazione a quelle che sono anche in questo caso le procedure di appropriatezza nell'utilizzo. Vi assicuro che c'è un costante lavoro dell'azienda nella ricerca di fornitori, cioè abbiamo un problema di produzione, di fornitura, non abbiamo problemi di distribuzione dei dispositivi. Tutto Che è un quello che problema abbiamo, nazionale, del resto sì, è un è problema forse internazionale. internazionale, e tutto quello che abbiamo lo stiamo distribuendo e cerchiamo di accorciare la catena di distribuzione, cerchiamo di accorciare i tempi al massimo. Certo, tutti sono chiamati a fare poi appropriatezza nell'uso degli stessi, non c'è uno standard uguale per tutti in relazione alla tipologia di attività che viene erogata, ci sono dei dispositivi previsti. Quello che mi sento di dire oggi è che mai come in questo momento il dipartimento sono tutti i professionisti che lo compongono, ripeto, dall'infermiere, l'OSS e l'ostetrica che stanno in prima linea tutti i giorni, fino al sottoscritto che ha l'onere e l'orgoglio, voglio dirlo forte in questo momento, di dirigere questo dipartimento. Siamo tutti attivati, siamo tutti in collegamento, distante in questo momento, sono distante perché le dimensioni dell'azienda sono grandi e perché dobbiamo mantenere delle distanze. Le distanze sono accorciate da videoconferenze continue, da contatti continui con i direttori più operativi, a loro sostegno. Ieri mi ha chiamato un coordinatore, l'avevo cercato, quando mi ha risposto mi ha detto: "Capo, dimmi". No, io ho detto: "Dimmi te, perché sei te il mio capo oggi, perché sei te che hai bisogno di me, sei te che mi dici di cosa hai bisogno e io devo venirti incontro nelle tue necessità". Questo è lo spirito che oggi ci deve contraddistinguere. C'è una linea gerarchica, per carità, perché in situazioni di emergenza è giusto che ci sia una linea gerarchica, ma questa linea deve essere oggi appiattita dalle relazioni sociali, dalle relazioni professionali, dalle necessità che emergono nelle attività di tutti i giorni. Dobbiamo stare veramente vicino ai nostri infermieri, alle nostre ostetriche e ai nostri operatori sanitari, socio-sanitari. Grazie, dottore, gentilissimo. Grazie a voi, in bocca al lupo e buon lavoro a tutti noi.